Durante le giornate mondiali della gioventù, i pontefici hanno chiamato i giovani a vivere la loro fede in Gesù Cristo. Papa Giovanni Paolo II ha istituito le GMG e li ha incoraggiati a perseguire la santità e a diventare testimoni della fede. Benedetto XVI ha continuato questa tradizione, chiamando i giovani a seguire Gesù Cristo e a vivere la loro fede in modo autentico. Francesco li ha invitati a diventare discepoli missionari, cioè a seguire Gesù e a portare la sua luce e il suo amore al mondo. La Chiesa oggi vi guarda, direi di più, il mondo oggi vi guarda. I giovani rappresentano il futuro della Chiesa, loro portano idee fresche e nuove prospettive, sono in grado di proporre soluzioni innovative ai problemi che la Chiesa deve affrontare e di incoraggiare il cambiamento quando necessario. La loro energia e la loro passione portano nuova linfa nelle comunità. Coinvolgere i giovani nella Chiesa è un modo per incoraggiare la loro crescita spirituale e il loro impegno nella fede. Il Papa chiama i giovani a sé in nome di Gesù per portare la speranza e l'amore di Cristo al mondo. Per seguire Gesù bisogna avere una dose di coraggio, bisogna decidersi a cambiare il divano con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade mai sognate.